quando c'è un incendio, se quando anche arresti il colpevole o comunque lo denunci a piede libero, e ricordiamo che l'anno scorso c'è stato un incremento, vado a memoria, del 350-400% di denunce e arresti per incendiari, chiamiamoli incendiari non piromani, che la piromania è una malattia, l'incendiario invece è un criminale, però comunque poi il danno ambientale ti rimane. Allora bisogna agire sulla prevenzione tenendo ferma una forte repressione, ma sulla prevenzione. Oggi verrà presentato il decalogo della salvaguardia dei boschi e delle foreste, in particolare dagli incendi, e mi sembra una bella cosa. Da questo punto di vista non dimentichiamo anche che da qualche giorno è arrivata nella mia competenza la tutela idrologica del suolo, quella che si chiama Italia Sicura, dove i boschi e la selvicoltura, che non è forestazione, è proprio tutela del bosco, hanno una grande rilevanza per l'irrigimentazione delle acque, il mantenimento del territorio, cioè evitare che il territorio frani. Quindi c'è veramente molto significativo l'incontro di oggi, e io sono voluto venire appositamente anche perché la Basilicata, oltre a essere una terra meravigliosa dove ho avuto l'onore di comandare il corpo forestale per 2 anni e mezzo nel 2009, ma anche perché credo che sia una delle regioni d'Italia, insieme non so al Trentino per esempio, più verdi che abbiamo, e dobbiamo salvaguardarlo questo verde. Ministro, non è possibile arrivare in Basilicata a Viggiano e non parlare ovviamente anche di petrolio e di altre emergenze ambientali. Lei anche per questo oggi pomeriggio sarà in Val Basento, tra l'altro so che è molto attento alle istanze di associazioni e comitati. Qua davanti c'è un sit-in di Mediterraneo Notriv. Quello che volevo chiederle, lei ha detto in una delle sue prime dichiarazioni dobbiamo togliere il Ministero dell'Ambiente dall'angolo, ma finora i ministeri dell'ambiente dei governi che l'hanno preceduto come hanno agito in Basilicata secondo lei nei confronti delle grandi multinazionali, ovviamente in questo caso del petrolio e non solo? Ma guardi, io faccio un ragionamento, cambio il paradigma, cioè per me il ragionamento è la tutela del cittadino è la prima cosa, quindi la tutela del cittadino come cittadino al centro della tutela, e per tutelare il cittadino la tutela dell'ambiente al centro. Non è una banalità quello che dico, troppo spesso a volte si sono invertiti certi fattori. Allora, per me questo è l'elemento, e quando parlo di cittadino non parlo dell'individuo, parlo della persona, che è qualcosa di molto di più, che vuol dire anche un'altra forma di benessere oltre quello ambientale, un benessere sociale, proprio la persona in quanto insieme di bellezza. Per cui al di là di chi ha fatto o cosa si è fatto prima, vedo quello che intendo fare io. Sicuramente questo è il mio appunto nuovo paradigma, il cittadino, la salute del cittadino, l'ambiente al centro, e già i primi atti di governo li vedete, pongono l'ambiente in una posizione privilegiata nell'azione di governo, come è giusto che sia, perché l'ambiente è trasversale a tante azioni di governo, e quindi la tutela ambientale vista secondo lo spettro più ampio possibile, che riguarda la vita di tutti noi, anche di voi giornalisti, no? Voglio dire, è la vita dei nostri cari, delle nostre famiglie. E mi sembra che è un modo diverso di concepire il concetto di ambiente. E quindi io sono venuto qui non tanto per dire, e vi ringrazio che mi date l'opportunità di dire qualcosa, ma non tanto per dire, ma per ascoltare i ragazzi del sit-in, andare ad ascoltare le mamme di Policoro, cioè andare ad ascoltare, perché la politica è fatta di ascolto prima ancora. Se uno non ascolta la voce dei cittadini, del popolo, delle persone, dopo sicuramente non saprà che cosa proporre, oppure rischia di proporre cose sbagliate. Insomma, i vertici della Regione Basilicata, un commento sulla vicenda di ieri? Ma un commento il più semplice di questa terra. Quando parla l'autorità giudiziaria, tutto il resto del mondo deve stare in silenzio, perché parla secondo le garanzie previste dalla Carta Costituzionale, per cui l'autorità giudiziaria ha fatto il suo percorso e bisogna semplicemente farla lavorare, semplicemente. Un minuto davvero, perché trasmettiamo anche in Puglia piano ambientale sull'Ilva, una battuta su questo, cosa hai soddisfatto? No, io faccio un altro ragionamento sull'Ilva per quanto mi compete. La tutela ambientale è un po' quello che ho detto, glielo ripeto perché vale anche per l'Ilva. La tutela ambientale, la tutela del cittadino vengono prima. Quindi noi ci stiamo preoccupando di quello e stiamo ascoltando tutti, ho ascoltato poc'anzi, due giorni fa, vado a memoria, i Peace Link, che mi ha rappresentato, e ci rivedremo ancora. Vede, la teoria dell'ascolto forse non era una teoria molto frequentata
in altri momenti della vita del paese, e io invece ce l'ho come un must mio e ci tengo molto in questo. Abbiamo letto uno dei suoi ultimi interventi per quanto riguarda la situazione di Policoro, molto vicina ai cittadini. Qual è la situazione ambientale in Basilicata? Sanità e ambiente vanno di pari passo ovviamente. È una situazione ovviamente complessa, non c'è bisogno che arrivi io a dirlo. Io la sto studiando perché da vicino non la conosco, la conosco per linee generali, e le cose non si devono conoscere per linee generali, bisogna conoscerle e basta. Mi sembra che il problema sia assolutamente complesso, difficile, una situazione che è seria e grave, ci sono state troppe solitudini, ritardi, anche se vogliamo degli errori, peggio forse delle complicità, non lo so, io sto leggendo. Quindi è una cosa che intendo approfondire perché è normale e giusto che accada, è il mio lavoro e forse anche il mio impegno. Si parla di una sua candidatura alle prossime regionali? Io posso soltanto dire che come lucana che ama la sua terra, se ci saranno le condizioni farò come tutti i lucani che aprono la propria terra quanto necessario. Oggi siamo qua per sensibilizzare il ministro Costa, forse non ce ne sarebbe manco stato bisogno. Vorrei leggere le sue due dichiarazioni, una rilasciata il 1° giugno al suo insediamento e una rilasciata alcuni giorni fa nella Terra dei Fuochi. La prima è questa: il ministro ha dichiarato, essere parte di questo governo, del governo del cambiamento, è insieme un grande onore e un onere, ne sento tutta la responsabilità. Il mio primo pensiero è alla Terra dei Fuochi, a tutte le Terre dei Fuochi in Italia. Finalmente, dopo una vita trascorsa a denunciare problemi, è arrivato il momento di portare soluzioni. È arrivato il momento di far compiere all'Italia la transizione verso la sostenibilità e di invertire il paradigma economico puntando davvero realmente all'economia circolare. È un momento storico e avremo bisogno di tutti, associazioni, comitati, imprese sane, tutti i cittadini per portare a termine questo importantissimo compito. La seconda affermazione, la seconda che ha rilasciato il ministro è questa: io chiedo che la legge sugli ecodelitti del 2015 venga tagliandata, bisogna andare oltre e chiedo il DASPO ambientale, chi è inquinato se ne vada dalle nostre terre. Inoltre chiedo trasformare alcuni reati ambientali da reati contravvenzionali a delitti. La terza cosa che chiedo è chi inquina deve pagare. Andiamoci a prendere i beni con il sistema di confisca dello Stato che si applica ai mafiosi. Voglio che si applichi anche agli ecomafiosi, che per me non sono solo quelli che si sono associati a un clan, ma anche quelli che hanno inquinato le nostre terre. Sergio Costa. Mi sembra in linea con quello che avete chiesto in tutti questi anni. È assolutamente in linea. Al ministro Costa, Mediterraneo Nutrive e tutte le associazioni e i cittadini che tengono alla Basilicata chiedono di onorare tali affermazioni e danno la loro piena disponibilità e collaborazione. Qui siamo a Viggiano. Viggiano è il paese in cui la gente non manifesta contro il petrolio per paura di perdere il proprio posto di lavoro. Viggiano è il paese unico in tutta la Basilicata in cui il nostro sindaco Amedeo Cicala dichiara alla stampa che denuncerà tutti coloro che sosterranno che la Val d'Agri è inquinata. Quindi abbiamo detto tutto, proprio affinché a Viggiano non si metta il coperchio sull'importante problema dell'inquinamento petrolifero, noi abbiamo voluto fare questa testimonianza e questa manifestazione che non è indirizzata contro il ministro ma è indirizzata contro chi vuole mettere il cappello a questo problema. Il vento sta cambiando, ne prendiamo atto in modo, come dire, costruttivo, ma non facciamo sconti a nessuno perché la nostra stella guida è la difesa del nostro territorio, della nostra gente, della nostra salute e quella dei nostri cari, e quindi vorremmo dire al ministro e a tutto l'organo esecutivo di questo Stato-Nazione che qui ci sono dei processi in corso per traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi da attività estrattive, per vile denaro, per un risparmio di 140 milioni di euro l'anno. Cioè non è possibile distruggere un territorio per guadagnare dei soldi illecitamente, e in questa operazione purtroppo prendiamo atto dagli atti degli inquirenti, ci sono dentro le istituzioni, c'è dentro l'ARPAB, c'è dentro Tecnoparco Valbasento che è partecipata al 40% dalla Regione Basilicata, e ci sono dentro tutta una serie di strani figuri che mi auguro ritornino ai loro compiti originari. Noi siamo dei cittadini lucani, viviamo in una terra meravigliosa e ce la stanno distruggendo. Sindaco, nel suo intervento ha sollecitato le istituzioni ai vertici che bisogna partire dal basso. Partire dal basso significa anche presenza dei presidi nei territori. Uno di questi potrebbe e dovrebbe essere quello dell'ARPAB.
Sì, infatti una presenza e decisioni che devono partire dal basso. Soprattutto c'è stata una battaglia per quanto riguarda proprio una sede distaccata dell'ARPA Bavigiano per le questioni che noi tutti conosciamo. Ebbene, su questa battaglia noi siamo a buon punto come comune. C'è qualche, come dire, rallentamento da parte della regione, da parte dell'ARPA Basilicata. Spero che il tutto si risolva in fretta e che non dobbiamo, come dire, ricordarci di questa sede dell'ARPA ogni qualvolta, facendo i dovuti scongiuri, succede qualcosa.